Ok, ci sono, come sempre non vedo niente. Ciao ragazzi, benvenuti nella soffitta di Pippo, questa live. Mandiamo un po' di messaggi su in giro, un attimo. Impreparatissimo come sempre. Ragazzi, come va? È un po' che non facevo video, come vedete, poi appena esce un po' di sole non perdo occasione per fare video, diciamo così, all'aperto. Poi spero che vi sentiate bene, fatemi sapere se l'audio è ok. E come vedete, appena esce un po' di sole non perdo occasione per fare un po' di, cioè per uscire fuori e fare video all'aperto. Ok, eccoci qua. Vediamo. Ok, siamo in tre a ballare da Ligalli. So che è un orario, diciamo, particolare. E vabbè, volevo fare questo video così per farvi vedere i fumetti che ho acquistato di recente al mercatino, perché domenica sono stato al mercatino dell'ultima domenica del mese. Vi faccio vedere un po' di campagna locale, già che qui è dove sto io. Vedete, guardate che strada lunga, quanto verde, quanta campagna, le macchine che passano, etc. Allora, come vi dicevo, sono stato al mercatino e, ma no, che brutta la camera frontale, e ci tenevo a fare un breve video per farvi vedere un po' che cosa ho preso. Allora, cominciamo subito, giro la camera, eccoci qua. Allora, ve li faccio vedere in ordine sparso, così come capitano. E oltre ai fumetti del mercatino ci sono anche dei fumetti che mi ha mandato Patrick un po' di tempo fa, che non avevo ancora mostrato. Volevo cogliere l'occasione con questo video per ringraziarlo soprattutto. E fatemi sapere com'è l'audio, perché ho messo queste cuffie di merda, sinceramente, non vorrei che si sentisse una schifezza. Allora, due numeri di Judas. Così, magari vediamo se ritornano le recensioni della soffitta di Pippo sulle recensioni queste. Rovinatissimi, tra l'altro. Sono il numero 2 e il numero 3, quindi numeri bassissimi. Non mi chiedete di quanto. C'è anche la pubblicità di Tex contro Mefisto, penso un po'. E questo è del novembre 1979, il numero 3. Il numero 2 sarà di ottobre del 79. E che dire, gli autori non sono scritti, sicuramente, vabbè, voi li conoscete meglio di me. Io mi informerò e farò una recensione. Studierò. Bello, comunque sembra molto interessante. La pista insanguinata, giustiziere. La pista insanguinata mi sembra che anche era il titolo di un text pure. E il giustiziere. Ah, eccolo, cioè, qua c'è scritto il testo. È testo di Ennio Missaglia, disegni di Ivo Pavone. E sull'altro però non c'è scritto. Oh sì? No, sull'altro non c'è scritto. Peccato. No. Comunque sono interessanti. Allora, una cosa molto 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 interessante che ho ritrovato, perché questa una volta ce l'avevo già, diciamo, no? È una cosa che comunque una volta avevo, adesso vediamo un po'. E adesso l'ho ritrovato. Sono i bestseller che davano il legato con l'Intrepido della casa editrice Universo.
Scusate, frattempo mi mandano messaggi. Mi mandano messaggi. Ok, ci sono. Scusate. Allora, dicevo, sono praticamente della casa editrice Universo delle raccolte dei bestseller, dei fumetti che pubblicavano, e c'è Lone Wolf. Allora, questi ragazzi, fai attenzione che sono molto 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 interessanti. Lone Wolf. Sono tutti poi autori, vabbè, che sul momento non mi sovvengono, però qualcuno, uno in particolare, poi ve lo faccio vedere, Crystal. Sì, all'epoca si usava la dicitura romanzo completo. Poi ci siamo negli anni 90, siamo in primi anni 90, credo, no, forse anche fine anni 80. Vediamo se riusciamo a reperire anche la data. Il commissario Norton, questo mi sembra che era l'Arduini. Purtroppo non sono scritti gli autori, cioè, oddio, non sono sempre scritti. Vediamo se trovo almeno la data. 88, credo. Ho letto un 88. E infine volevo farvi vedere quello più interessante, è questo Sorrow, che praticamente è di Cicogni e Freddy. E la cosa interessante è che praticamente è di questo Fregheri, non già negli anni 80, bravissimo, ma la cosa che mi sorprende di più, no, è uno stile che Fregheri ha ripreso proprio in questi ultimi anni cioè io lo trovo molto somigliante alla serie El Noir. Certo, su El Noir è molto più raffinato perché giustamente sono passati 40 anni, però no, vabbè, 40 anni non è esagerato. Cioè, però già qua si vedeva, insomma, un po' quello che erano, diciamo, le premesse per quella serie. Sarà forse anche il protagonista, che non me lo ricorda molto. Comunque, molto interessante questa raccolta bestseller. Sono tutti i numeri 2. Nella raccolta numero 1 c'erano tutti i numeri 1. Leggete il Monello, l'Intrepido, all'epoca era l'Intrepido Sport ancora. Interessante. Figata che ho trovato del 1984, Belle Bronco, e Acque del Sud, lire 1000. Cioè, guardate che meraviglia. Faccio vedere, testi d'Antonio, disegni Chiarol. Guardate che bellezza i disegni. E volevo farvi vedere una cosa, una particolarità, no? Allora, praticamente questo è un albo del 1984. Il formato non è un formato Bonelli, è un formato che è uguale come formato e foliazione, vedete, i nuovi Bonelli. Cioè, è proprio preciso. Numero di pagine, questo è Morgan Lost, questo è l'ultimo che ce ne dico. Numero di pagine 66, ops. 66 ne ha Morgan Lost e 66, come potete vedere, ne ha questo. Praticamente è il formato pari 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 a quello degli anni 80, cioè quello che voglio dire io, cioè praticamente il nuovo formato Bonelli altro non è che il remake di un formato che già si usava nel 1984 per che casa editrice è questa? Ve lo dico subito. Belle Bronco. Pubblicazione mensile, non si capisce mai, non si capisce. Vi faccio vedere il simbolino che c'è, magari voi lo conoscete. Vi faccio vedere, ops. Questo dovrebbe essere, non credo sia l'Adardo questo, no,
vabbè, mi informerò poi in odor di recensioni. Protagonista The West, altra figata, anche se sono molto rovinati, però vabbè, dai. Cioè, è comunque lo stesso una bellezza. Rino Albertarelli, Geronimo. Questo della Hobby at Work, questo all'epoca costava già una cosina, penso. Faccio vedere tutto a colori. Cioè, un bel volume. Cioè io l'ho pagato 1 euro, mi sa, l'ho pagato 96 pagine, grande formato. Io l'ho pagato 1 euro, certo, e ha la copertina rovinata, anche se gli interni sono, diciamo, tenuti bene l'interno, è solo la copertina che cioè, è tenuto bene l'interno. È solo la copertina che è un po' sbiadita, e poi c'è questo segno, questo avviso fatto con pennarello. Allora, questi ve li faccio vedere tra poco. Oh, ne manca uno, ne ho dimenticato uno, ne ho dimenticato di prenderne. Ma lo vado a riprendere. Allora, questi invece me li ha mandati Patrick, e sono il numero 25 e 26 del Grande Black. Una storia completa degli SGS, I boschi degli agguati. Figata, edizione da collezione. Ancora devo leggere questo. Bellissimo. Anzi, io vi consiglio anche di andare in edicola a recuperare Capitan Nicky. Devo andare a prendere una cosa che ho dimenticato di prendere. Scusate, mi deve entrare in casa. Ah, come vi dicevo prima, il discorso dei video. Di video smart, no? Ah, qua c'è pure scopo. Quante cose mi sono dimenticato. Ok, preso. Come dicevo prima, il discorso dei video un po' smart, cioè per un problema anche di tempo che ho, cioè comunque non sempre posso sedermi, registrare il video, quindi li farò live, tanto poi rimarranno sul canale e ve li andate a recuperare. Allora, sempre da parte, tolgo, metto la camera. Allora, questo sempre da parte di Patrick, figatissima, Le montagne selvagge, Zagor numero 105, imbustato. Ehi tu, dove vai? Sì, gatti, cani, risatissima della lire 4.000, sempre questo degli anni 90. Questo è meraviglioso, una raccolta supereroi dell'Uomo Ragno, 400 lire, 400, 144 pagine a colori, guardate la data, marzo 1975. Vi voglio ringraziare Patrick per questo, perché è meraviglioso. Mercatino, trovato il mercatino. Domenica al mercatino, Davy Crockett numero 2, lire 400. Guardate com'è tenuto male. Il formato, vedete, sembra tipo quello della Bianconi. Non so poi se la casa di c'è. Edizioni Edinational Milano, direttore Gianni Eusebio. Forse siamo in odor di Bianconi, anche qui non lo so, mi informerò. Acquisto interessante, la pubblicità di Tarzanetto c'è anche, e di Dinamite Jane. Io direi che con questo abbiamo finito. Vi faccio vedere solo Scorpio della settimana scorsa, però su Scorpio poi farò un video a parte. Voglio fare su Scorpio perché e ha cambiato formato e fogliazione, e io dopo tanti anni, perché io prendevo le raccolte di Scorpio e altri Story, ho ripreso a comprare Scorpio per questo motivo. Però ve ne parlerò con calma in un altro video, tanto giovedì esce il prossimo numero, quindi c'è anche l'occasione per farvi vedere il contenuto di Scorpio. Allora ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate del video, dei miei acquisti al mercatino,
se lì in mezzo c'è qualcosa che vorreste vedere magari in recensione, fatemelo sapere. Io spero che il video si senta bene. Comunque mi sto attrezzando per fare questi famosi video smart, diciamo, così molto estemporanei. Se l'idea vi piace, magari fatemelo sapere. Vi aspetto anche sul gruppo WhatsApp della Soffitta di Pippo. Vi ricordo c'è un gruppo WhatsApp dove si parla di fumetti, ma anche di altre cose. Insomma, per dirla tutto, siamo un po' nerd lì sopra. Io vi saluto e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ah, no, vi devo far vedere il gatto che stanno combinando un casino, no? Perché il gatto sta praticamente inseguendo il cane. No, oddio, è passato. Adesso ve lo chiamo. Lallo! Niente, non viene. Va bene, ragazzi, vi saluto.